bentornati nel mio canale, sono Miss Giulia, questo è un video in collaborazione con il sito BeadBark. Andremo a realizzare un paio di orecchini con questi stampi che appunto ho scelto dal sito BeadBark. Qui vi lascio nella link di informazione l'unboxing. Questo è lo stampino, davvero molto semplice e versatile, questo è il codicino dell'articolo e andremo appunto a realizzare degli orecchini con questo stampo qui. Come elemento decorativo vado ad utilizzare questo, che è un componente in acciaio davvero molto carino, e lo andremo a utilizzare come pendente. Vado ad utilizzare questo colore di resina, in pratica la resina epossidica con un pizzico di componente di glitterini, quelli di Resin Pro, esattamente questi qui, pigmenti per artisti, e poi c'è anche un pizzico di pigmento, questo qui bianco, quindi vado a versarlo all'interno dello stampo. Come vedete non ho riempito tutto lo stampo, ma ho lasciato un po' di bordo in modo che adesso vado a decorarli sia con alcune perline, vado ad inserire alcune all'interno della resina. E vado ad inserire anche qualche flakes. Prendo un po' di foglia oro e l'adagio qui. Adesso aspetto la catalisi. Eccomi, le creazioni si sono appunto catalizzate e adesso vi mostro appunto i risultati. Secondo me sono venuti un pochettino troppo alti questi cabochon, infatti sono belli cicciottelli, mi assomigliano in tutto e per tutto. Mi piace il fatto che all'interno si noti che c'è appunto la foglia oro e anche la perlina, non so se rende anche lì in videocamera. Vi mostro anche l'altra, questa c'ha una piccola bollicina qui, perché la resina ovviamente era bella pastosa, questo anche una piccola bollicina, e vediamo questo qui, questo anche una piccola bollicina. Non mi per l'uso che volevo farne per quanto riguarda gli orecchini a lobo, li trovo un pochettino troppo cicciottelli per i miei gusti, quindi dovrei limarli un bel po' per farli della misura giusta, ovviamente questi qui piccini, perché questi qua già sono un po' troppo grandi secondo me per creare degli orecchini a lobo. Questi qui sono perfetti, sono quasi una misura da 12/10 mm, e quindi dovrei, come dicevo prima, dovrei limarli e poi ovviamente mettere i perni con i perni in acciaio con una resina UV e poi catalizzarli in lampada. Mi sono accorta che la resina UV l'ho terminata e quindi ho optato per un'altra piccola. Non andrò a modificare questi qui perché ovviamente la resina la devo riprendere, la devo ricomprare, e quindi siccome a inizio video vi mostravo questi componenti presi appunto dal sito di BeadBark,
questi componenti in acciaio davvero molto molto carini. E proprio all'inizio video vi dicevo che con questi componenti si potevano realizzare, a parte degli orecchini, aggiungendo o il perno o la monachella qui, e per avere un effetto minimal ma davvero molto carino. E si potevano realizzare anche delle collanine, perché no? E infatti ho realizzato questa collanina qui con questa catena davvero molto carina, presa sempre dal sito di Beauty Park, sempre in acciaio, con queste microsfere da 1 mm, sono davvero piccine e l'effetto è davvero molto carino, ve lo posso assicurare, indossata è carinissima, come dicevo prima un effetto minimal ma davvero carino. E poi anche quest'altra catenina, presa sempre dal sito di Beauty Park, questa ha una maglia molto lavorata e particolare e l'effetto anche in questo caso è davvero molto molto carino. L'anellino qui è da 2,5, invece da qui è da 4 e sta bene sia su questa catena qui e sia anche su quest'altra catena. Questa magari è un pochettino meno arzigogolata rispetto a questa, anche se questa è sottilissima, ve le metto insieme. Questa è davvero sottile, questa è particolare, elaborata al limite non solo per questa tipologia di ciondolo, ma anche per qualcosina di particolare, tipo anche questo ciondolo qui che ho preso sempre dal sito di Beauty Park, come altri ciondoli che ho in acciaio e utilizzo. Tra l'altro anche questo qui è carinissimo, aspettate che ve lo mostro, che l'ho preso sempre dal sito di Beauty Park con la mia iniziale sempre in acciaio. Questo l'ho utilizzato tantissime volte, questo ciondolo è il mio preferito. Poi ho messo appunto una collana lunghissima per poterlo appunto indossare e sono dei ciondoli davvero carinissimi. Oltre a questi qui semplici, poi sul sito ne troverete davvero tanti, come anche questo qui, questo dell'albero della vita, molto molto bello. E ovviamente se siete interessati a tutti questi pendenti barra ciondoli, vi lascio il link giù nell'info box. Io spero che questo piccolo video sia stato di vostro gradimento. Scusatemi se l'intoppo con la resina, perché volevo mostrarvi anche la versione degli orecchini unendo appunto resina e metallo per avere un effetto davvero particolare e carino, però siccome ho terminato la resina, non posso procedere con quell'idea, però sicuramente appena riordino la resina vi illustro anche questa piccola idea. Questi elementi li possiamo anche ovviamente utilizzare con un perno un po' particolare o anche quelli semplici a pallina, sempre in acciaio, o anche una semplice monachella, ma anche aggiungendo solo, che ne so, un perno particolare a forma di foglia, cuoricino, o ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi anche sul sito di Beauty Park, vi linko sempre tutti i link giù in descrizione. Potrete appunto realizzare un orecchino leggero ma graziosissimo e poi ovviamente luminoso, perché come vedete questi componenti sono davvero fantastici, sono belli luminosi, sempre se mette a fuoco il telefono, eccoli qua. E niente, io vi lascio, vi auguro buona serata, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi esperimenti. Ciao.